Siamo Riccardo e benvenuti sul mio canale. Allora, dovrei sentire Miles. Siamo ancora. Stavo per chiederlo io. Marvel. Sì, tutto bene. Tu e Miles siete nell'occhio del ciclone. C'è molto da lavorare, ma è per una giusta causa. Tra poco uscirà anche un video di Fortnite. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, ricorda le protezioni, mascherine e guanti. Stacca la spina ogni tanto e doppio turno di riposo per me. Convincerla a prenderci una pausa è un'impresa titanica. Ma farò il possibile. Allora. Grazie, Miles. Saluta May. E sii prudente. Pericolo. Aha. Un veicolo. Non oggi. Questo veicolo verrà ritirato. E anche voi. Vi faccio vedere come tra. Buonasera! E buonanotte! Smettila! In prigione dovrebbero dare lezioni di guida. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno, signori. 10-13, richieste rinforzi immediati. Agenti bloccati dal fuoco dei cecchini. Servono agenti a forza. Li attaccate per provare la vostra infermità mentale in tribunale o cosa? Allora, ne valeva davvero la pena? Beh, io mi sono divertito. Olle, andiamo. Allora, andiamo. Perché? Scommetto che la ricezione è perfetta quassù. Una bestia. Ma è un... Oddio! Accidenti! Non volevano proprio farmi entrare. Quindi ora entro. Buia! Ah, ho capito! È un coso dei demoni. È un rifugio dei demoni. Interessante. Interessante. Ok. MJ, sono nel secondo posto. Ci credi che i demoni indossano la maschera in ogni momento? Deve essere un casino per loro distinguersi alle riunioni di lavoro. Cerco di capire cosa combinano mentre gli metti i bastoni tra le ruote. Oh, man! Quelle. Ok, quello grosso è andato. Oh my. Come? Comunque ragazzi, domani uscirà un video sarà ora affidato a sui Lego. Però l'altro canale, perché la Befana mi porterà dei Lego di Star Wars. Porca! Porca! Ma
seconda! Col calcio! Col calcio indietro! Ma cosa sono? Urca! Rinforzi! O siete solo paparazzi vestiti eleganti? No? Boom. Già lo sospettavo! Ah! Basta, il grosso mi ha rotto! Peter, quello è il deposito delle donazioni agli enti di carità di lì. Abiti, libri. Raccolgono tutto dalle cassette delle offerte sparse in città. Una rete di distribuzione perfetta per muovere la droga. Boom. Ovvero la loro effettiva priorità. Come avete fatto ad arrivare così presto? Escluderei la linea 6. Olè. Detto nelle scatole. Boom. Ah, brutto pezzo di lettame, porto solo la nome. Ah, inferno. Altri demoni. Ma come fate a riconoscervi con quelle maschere? E in piedi! Non vedo molte varianti, no? Forza, muove i muscoli! Beh... Questo faceva male se non potevo andare sopra i muri. Figo. MJ, ho messo al sicuro la zona. Perfetto, farò una soffiata anonima. Scommetto che nelle cassette e sotto i jeans di seconda mano la polizia troverà qualche sorpresina. Ok, raga. Bella. Ora andiamo alla missione principale. Dobbiamo andare forte. Ehi, cosa volete? Se volete tornare in prigione, chi sono io per oppormi? Oh! Posizione di sta fermo! Non ci credo! L'ha schivato! In questo passo, presto avrò arrestato tutti i detenuti di Riker. Di nuovo. Pensava il pericolo? Ok. No! Uè! Oh, ma ci provano! Ci provano male! Prigionieri evasi. Boom! Tra poco non saranno. Boom! Eravate dentro per incendio doloso. Ci ho preso? Boom! E boom! 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 E boom! Bye.
va piuttosto bene. La vita! Mi sa che a voi non andrà proprio bene, visto che sarete morti. Urca. Porca. Forza, dobbiamo prenderlo. Maledetto, abbiamo fatto il record delle combo. Usi l'anime. Maledetti. Maledetti. Devo morire col fuoco. E stanno gli altri? Eh? Eccola. Appiccare incendi mi è sempre sembrato un passatempo sopravvalutato. Ok. Andiamo. Andiamo. No, mi dispiace. Oh, quanto siete rompi palle. Indossano la stessa uniforme. Siete rompi balle, balle. E balle di fieno. Mamma mia, le balle di fieno però, veramente. Provano ad uccidermi, poi si sorprendono se li riempio di botte. Andiamo. Però questo gioco non si aggiorna mai, non so perché. Oh, vabbè. Il bacino. Vedo scoria. Diamo un'occhiata da vicino. Se fossi un mercenario travestito da scorpione, dove potrei essere? Dietro! Io ti finirei qui, ma è Octavius che paga e lui vuole torturarti. Scelta che rispetto. Dannazione, cosa mi hai iniettato? Cavolo. Oh! Aia! Wow! Ma che... è un... mare di veleno! Non può essere! Non può essere vero! Sarà il veleno! Ma non posso rischiare! Devo spostarmi più in alto e analizzare la sostanza che mi ha iniettato! Ok. Ok. Qui sono al sicuro per ora. Devo analizzare la neurotossina per creare un antidoto. Ma cavolo. Scorpio non si è risparmiato. Questo. Sono scemo che l'ho messo là. Ma sono scemo, che problemi ho? Questo. Poi questo, poi togliamo questo e hop là. Neurotossine allucinogene. Ah. Il mio cervello creerà incubi che il corpo percepirà come reali. Oh, cavolo. Devo creare l'antidoto in fretta. Per iniziare mi serve uno steroide naturale. L'estratto quindi di Eclipta Alpha dovrebbe fare al caso mio. Con la serra della ESU è vicina. Speriamo sia stagione. Ti viene da rimettere. No, non voglio finire sto in sta sostanza. La serra finalmente. La serra. Dovrebbe esserci l'eclipta. No, Spidey. Ah, ecco. Ah. Dov'è finita? Cavolo. È reale o immaginario? Forse entrambe. Doc?
Oh, cavolo. Sente l'effetto delle allucinazioni. Ma puoi farcela, Parker. Doc, sembri... Era prima che la faccia neurale mi prendesse la mente. Le ossessioni mi tormentavano anche di me. La faccia mi permetteva di abbandonarmi adesso. Sistemerò tutto. Anche te. Credimi. Ah, Peter. Sempre pronto ad assumerti la responsabilità. Persino nelle situazioni più disperate. Non hai idea di quante volte anche la tua compagnia. Sul serio. Mi spiace, Doc. Mi spiace tanto. Allucinazione. Sì, certo. Mi spiace. Eppure non hai fatto nulla per... Quella è l'eclipse d'alba. Oh, ah! Oh cavolo. Sta vibrando il controller. Oh mio Dio. Bene. Comunque. Wow! Enormi code di scorpione. Deliziose. Molto. Grazie, cervello. Come ti senti, ragnetto? Il panico ha già preso il sopravvento. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste cose banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbrile sussulto del tuo cervello. Regalo. No! Lo sapevo che non dovevo toccare quella sostanza. Poi c'era anche quel coso che mi ha distratto. Porca pu... Non è giusto. Ma per avere l'antidoto serve un'antitossina. Una delle stazioni di Erwin stava sviluppando una tropina sintetica. Devo arrivarci in fretta. Sopra! Deliziose. Grazie, cervello. Come ti senti, ragnetto? Il panico ha già preso il sopravvento. Scorpion, come hai avuto questo numero? Sempre queste fatte banali. Non chiederti come ho fatto a chiamarti. Chiediti piuttosto se questa conversazione non sia l'ultimo febbrile sussulto del tuo cervello. Reale o meno, neutralizzato il veleno verrò a prenderti, Mac. Ok, lo sapevo, dovevo andare. Voce grossa. Divertiti con gli elefanti in rosa. Luca! Non voglio sapere cosa mi serve, Freud. Ecco la stazione di ricerca. Oh. Ecco la tropina. Dai, ma non è possibile! Sempre così. La tropina è svanita. Tanto sempre. Non di nuovo. Oh! Sei in ritardo. Come eri in ritardo per aiutarmi? Questo non sei tu, Doc. Oh no, al contrario. Sono il me che la buona società trova sconveniente. Il volto che ha voluto reprimere. Grazie a Dio, ho rotto quelle catene. Mi dispiace. Troverò il modo di aiutarti. Te lo giuro. Smettila di ingannare te stesso. Tu non aiuti mai nessuno. Non sei vittima del veleno. Tu sei il veleno.
Ma sono scemo, non ho premuto. Sono scemo, scusate. Non fuggire! Lasciami provare! Io non voglio nulla da te! Sei un fallito. Nella vita, in amore, sul lavoro. Porti solo sciagura! No, aspetta! Non mi rassegno con te! Ti prego, parla con me! Posso aiutarti! Trattandomi come tutti gli altri. Imitandomi. Soffocato. No, il tuo genio dovrà brillare di luce propria. Ti ho visto, Peter. Le tue impulsi, le mie idee, una serpe. Ecco, la turbina. No, ma non è possibile, porca mi sta vibrando un sacco il controllo. Resta che miscelare l'antidoto. È il momento di tornare al laboratorio. Ecco i nostri. Sono quasi quelli. Mi spiace rovinarti i piani. Stai sereno, ragno. Le sorprese non sono affatto finite. Ci rivedremo presto, molto presto. Contaci. Devo andare sempre sopra perché sennò vado in quel veleno. Porca! Sul veleno sto andando, aiuto! Aiuto! Oh! Ok. Ce l'ho fatta! Oddio! Resta poco tempo. Devo preparare l'antidoto. Corri! Peter! Finalmente! Dai, non è possibile. Oh. Non è possibile. Puoi scordartelo. Sei sei uguale a Osborn. Vuoi depredare le mie idee? Tutto ciò che sta accadendo è colpa tua. So che pensavi che avessi dimenticato? Scorpion, sei reale! Fermo lì, ora te lo dimostro. Sarà il momento giusto. Un'altra allucinazione. Perlomeno si lascia picchiare. Olle! Non sarà così semplice. Semplice? Sei tu il veleno che tenta di distrarmi, ora lo so. Fatti sotto! Ma cavolo, devo ricaricare! Sempre lo sarai! Non si deve avvicinare! Ancora, basta! Non hai capito che sei un fallito! Tu! Ok, non ne restano molti. La voce interiore è diventata aggressiva. Oh!
che Mary Jane è più felice quando non ci sei. Ancora uno. Ah. Dove? No, non l'avevo visto, se non l'avevo Jeff preso. Jeff Davis è morto per colpa tua. Hai distrutto un'intera famiglia. È un trip nei sensi. Spero sia l'ultimo. Non mi reggo più in piedi. La centrifuga che mi serve. Ok. Prendila. Finalmente. Ormai non c'è più tempo. Ok. Forse ce l'ho fatta. Sì. Dov'è il mio costume? La decontaminazione mi è un po' sfuggita di mano. È interessante. Forse dovrei mettere dei vestiti. Forse. Molto meglio. Ah. Ora devo solo fingere che non sia mai accaduto. Benito. Oh, miei dei. Miei dei, cosa è successo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Raga. Strade di veleno completato. Sono ancora mezzo stordito. Devo disintossicarmi dal veleno prima di occuparmi degli altri criminali. Buon pretesto per uscire di pattuglia. Ok. Ok. Facciamo un po' di missioni secondarie e andiamo a far fuori questi maledetti. Avete mai pensato che se vi arrestate dovrete affrontare tutti i criminali da soli? Fa male? Bene, ditelo ai vostri amici. Ok, c'è un crimine lì. Andiamo. Non posso lasciarlo. Inizio a pensare che Raiko non vi piaccia granché. Ehi, senti, avrei una questione etica piuttosto spinosa. Quando è che si può voltare le spalle a me? È così evidente. Beh, sì, ed è anche comprensibile. Sincerato, generoso e di sani principi potrebbe dirti mai. I veri amici non si rendono di fronte a nulla, ma... quello che ha fatto Otto... Non lo so, Pete. Forse devi solo capire se l'Otto Octavius che conoscevi esiste ancora. O se è mai esistito, in effetti. Già. Vabbè, grazie, MJ. Devo ancora simbolizzare la questione. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono sempre. Alle! Oh mio Dio! Mi spiace per il furgone, ma c'è un lato positivo. Ne avrete uno nuovo. Dove? Qua. E le scatole. Bella. Mi hanno attaccato loro. Eppure sono io. Andiamo dagli altri. Abbiamo un 10-13 agenti sotto il fuoco dei cecchini. Reato nei pressi del Meatpacking District. Ok, mi stavo divertendo un poco, ma vabbè. Quei poliziotti sono... Ok, ora dovrei pensare a Scorpio, ma... L'incendio che mi vado a trovare zia me. Posso concedermi una veloce sosta alla pista? Ho
ok, la mia tecnica funziona. Ok, mi hanno perso. Che non te l'aspettavo. Ora raga, come che tutti quelli che cercano di uccidermi indossano la stessa uniforme? Come l'ho ucciso questo? Ok. Ah, ancora? Ok. Ragazzi, questa è l'ultima, giuro. Solo perché ora. Oh my god! Che sta succedendo? Quanti ne sono? Oh! Oh mio Dio, quanti sono? Corri, quanti sono? Aiuto! Aiuto! Quanti ne sono? Quanti ne sono? Aiuto! Manifestare è importante, ma magari non durante lo stato d'emergenza. Ok, ora andiamo a pista. Oh no! Ma sono scemo, scusate. Scemo sono. Yuri, pare che un gruppo di detenuti evasi abbia messo le mani su un vero arsenale. L'ultima cosa che ci serve è una sparatoria in un quartiere abitato. Puoi gestire la situazione con discrezione? Posso evitare una sparatoria di massa, sulla discrezione non assicuro. Ci saranno ragnatele ovunque, andata. D'accordo, buona fortuna. Ma dovremmo abbassare. Vamo a terra! Rinforzi! È gente appena uscita dal raft, ma non vedono l'ora di tornarci! Come l'ho ucciso questo? Non lo so! Oble! Brutto pezzente che non sei altro. Altri evasi. Poi all'udienza per la libertà vigilata cosa raccontate?
fermo. In ogni caso, nessun ferito per ora. Fai in modo che rimanga così. Beh, ci terrei anch'io, visto che sono l'unico sotto tiro. Olle. Basta, quello con rocket deve finire male. Preparati. Non è triste che un manipolo di criminali abbia più amici di me. Ok, madonna ragazzi, se sono carico. Madonna ragazzi, se sono carico. Ma ti go! Per una volta mi piacerebbe che gli sforzi fossero per me. Anzi, mi accontenterei che fossero neutrali. Granata! Olè. Muori, ragno! Oddio. Capitano, ho impacchettato i detenuti e le loro armi per voi. Grazie. Cavolo. Noi non avremmo mai potuto evitare danni collaterali. Spero che la gente ti sia grata. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.